Perdite ce ne sono state, soprattutto di fatturato, perché le aziende dal 16 marzo in poi non hanno più potuto consegnare beni, merci, mobili di tutti i generi ai clienti perché erano tutti chiusi in tutta Italia. Gli esteri si fermavano alla frontiera perché non volevano venire in Italia, quindi abbiamo avuto anche noi perdite sia in Italia che all'estero dal punto di vista di mobili da cucina. Dal punto di vista delle chiusure delle frontiere sicuramente inciderà perché logicamente non potremo più per un periodo mandare merce all'estero. Dall'altro punto di vista, i nostri clienti esteri, parliamo di clienti russi, di clienti americani, cercano Made in Italy e quindi io ho ricevuto da New York, da un mio cliente che è stato malato di coronavirus. Ho ricevuto un messaggio particolarmente toccante che mi dice: Agostino, devi essere vivo, altrimenti noi cosa facciamo dopo? E quindi questo, ma tantissimi attestati di stima da parte di clienti esteri, da parte anche di miei collaboratori che mi chiamano per sapere: allora partiamo, 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 siamo pronti. Quindi c'è tutto un sottostrato che comunque è importante per la ripresa delle nostre attività e delle attività in generale. Lei come immagina la ripresa e soprattutto che cosa chiedono gli imprenditori anche in virtù di quello che ha appena deciso il governo, questa immissione di liquidità per le imprese che però avrà anche una doppia medaglia, una doppia faccia della medaglia? Ma benvengano i finanziamenti garantiti dallo Stato per la ripresa delle attività. E sicuramente dovremo partire alla grande, nel senso che io mi immagino già, io dico che siamo delle macchine da Formula 1 che stanno accelerando per fare la sgommata iniziale e partire. Non mi preoccupo il fatto di lavorare 12-14 ore al giorno, quello che serve anche perché ho i miei collaboratori che sono pronti per questo. Non sarà facile perché una ripartenza da una situazione del genere sarà molto difficile, però ci siamo, dobbiamo far vedere chi siamo noi italiani. E in conclusione di intervista un pensiero alla cultura, insomma lei è sempre stato molto attento alla cultura, alla musica, questo territorio, la Tamarca Trevigiana, siamo vicino a Pieve di Soligo, cuore del patrimonio UNESCO, può vantare tante eccellenze, Pieve che si candida a capitale italiana della cultura per 2021 per 2022, poi abbiamo il territorio UNESCO, l'abbiamo detto, e tutte le nostre eccellenze, ecco, come potrà ripartire la cultura? Ma noi abbiamo sicuramente delle grandi cose in Italia, ma non solo qua nel quartiere del Piave, il patrimonio UNESCO, le Olimpiadi a Cortina, e tutta una serie di cose che comunque ci danno la possibilità di ripartire alla grande. Ma io penso che soprattutto tutta Italia dovrà ripartire. Io, secondo me, noi dovremo aiutarci a vicenda. Mangiare italiano, comprare italiano, fare le ferie in Italia, che abbiamo posti splendidi, e quindi la ripresa sarà molto più veloce rispetto a una ripresa in condizioni normali.